Teniamo un attimo qui i volumi perché sennò 15 anni fa l'ho scritto in un momento di smodato ottimismo, si sente anche. È una canzone d'amore, una delle poche canzoni d'amore che ho scritto. 15 anni fa, appunto, cioè 7-8 anni fa, ho scritto, perché ho modo di dire 15 anni, ho scritto una canzone che, in cui descrivevo una ragazzina che voleva crescere, che aveva fretta di crescere, una cosa tipica dell'adolescente, penso. Poi però si capiva alla fine che in fondo era ancora una bambina, nel momento in cui sognava di correre oltre lo specchio, come Alice nel Paese delle Meraviglie. Questa ragazzina che esisteva veramente, abitava vicino a casa mia, si chiamava Silvia. Silvia riposa dentro la stanza, una mano sotto il cuscino, mentre di fuori spunta il mattino, e fra un volto la sveglierà. Silvia si veste davanti allo specchio e sulle labbra un po' di rossetto. Andiamoci piano però con il tutto, se no la mamma brontolerà. Fai presto, e sono le 8, se non ti muovi fai tardi lo stesso, e poi la smetti con tutto quel gruppo, che non sta bene, te l'ho già detto, si vera un sogno, oppure fa finta, guarda lo specchio poco convinto, mentre una mano si ferma sul seno. È ancora piccolo, ma crescerà. Silvia ora corre oltre lo specchio, dimenticando che sono le 8. Mille fantasie che non lasciano più andare via. Lasciano più andare via. E a questo punto vi presento i musicisti che, come vedete, hanno cominciato già a caratterizzare un po' i pezzi. Sono dunque tutto Maurizio Solieri a slow web, mano lenta, alla chitarra elettrica, il grande chitarrista del mondo. Le percussioni che oggi si sentono forte, dietro, il mite e Ward Elmi, Guido Elmi, alle percussioni. Oh, poi dunque c'è Davide, no, Cesare Zauli, Davoli, poi abbiamo Cava, dolce e violento come il rock, la batteria. Sento la mia voce qua, eh? Di mettere un po', eh? E poi abbiamo...
aspettavo per tutto il corriere, ormai famosissimo, le tastiere, per sentire il confessore culturale questa sera con noi. Questa è la parte istintivo creativa e con un popolo rappresentata da Sergio Silvestri, Massimino Riva e Auro Lugni, che fanno i cori, i rumori, le vostre musiche. Io che sono delle mattine che mi sveglio sconvolto, passo tutto il giorno sconvolto, perché arrivo la sera ancora più sconvolto. E ho dedicato anche, ho scritto una di queste mie sonate allucinate in una canzone, e l'ho dedicata al mio fegato, quello che manda fegato, fegato, fegato spappolato. Fegato spappolato si chiamava questa canzone. E dunque Jenny è un personaggio femminile molto diverso da quello di prima, da Silvia. Jenny è una ragazza che non sopporta più la vita,
non sopporta più questa vita, questo mondo, che non le appartiene e che non la soddisfa. Se ne è stanca, se ne vuole dormire, nel senso lato però della parola. E il mondo la ricambia, altrimenti isolandola ancora di più, escludendola, emarginandola, ricoverandola in una clinica. La famiglia si rassegna troppo facilmente o troppo comodamente, perché tanto pensa, forse un giorno guarirà. E la gente tanto già dice che Jenny è pazza. Jenny non vuole più parlare, non vuole più giocare, vorrebbe soltanto dormire. Jenny non vuole più capire, sbadiglia soltanto, non vuole più nemmeno mangiare. Jenny sta. Jenny vuole dormire, Jenny sta. Jenny ha lasciato la gente a guardarsi stupita, a cercare di capire cosa. Jenny non sente più niente, non sente le voci, il vento le porta. Jenny sta. Jenny vuole dormire. Jenny sta. Jenny non può più restare, portatela via, rovina il morale della gente. Jenny sta bene, non lo amo, fa cura, non mi amo dire. Jenny è fatta. Jenny è fatta. Jenny è fatta. Thank you.
pregato per tutti, pregato per noi, restiamo a guardarla oggi. Per me è soltanto un ricordo, qualcosa di amare, un sentito di cuore. Siamo nella patria del Lissio a Bologna, no? Anche noi siamo di qua. Anche noi abbiamo pensato di dare un nostro contributo. Sì, perché è giusto. Abbiamo pensato di fare, prima ascoltate, vero? Abbiamo pensato di fare un tango. Il monitor qui più alto. Oh yeah, il monitor qui più alto. E allora abbiamo deciso di fare un tango. Qualche cosa di diverso. Non è per niente amore, e non è forse anche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto. Abbiamo slegato Guido.
Qui era uno scherzo per Cosarma, a questo punto tra i problemi, parte gli scherzi, tra i problemi grossi, no, dell'umanità, ce n'è secondo me uno, che è quello del servizio militare obbligatorio. Sì, viva! Sì. In effetti, cioè, il servizio militare è una cosa che ce l'hai sulla testa da quando nasci, per 20 anni ce l'hai qui. Per 20 anni devi aspettare di partire. E tutti dicono che non serve, però è sempre lì che ti aspetta. Prima o poi vedrai che capiterà anche il tuo turno. E poi ci sono, è un anno praticamente in un mondo completamente diverso, con delle regole diversissime da qui. Cioè, pensate se uno qui da noi dicesse che darebbe 10 anni di vita per 2 ore di guerra, verrebbe ricoverato d'urgenza subito all'ospedale. Là invece se è un tuo superiore gli devi anche dar ragione. Ma dai, che di militare non è mai morto nessuno, diceva mio padre. Infatti, mica tutti i militari ci stanno male. Il mio amico Ernesto di Molinella, ad esempio, una sera mi fa: domani sera scrivo a mia madre e non voglio tornare. Oye, sto troppo bene, le dico, prepara il letto solo per Natale. Che tanto prima non voglio tornare, per quello che da fare faccio un militare. E non mandarmi neppure dei soldi, che qui non serve nemmeno averli, tanto è uguale. Percussione Massimo Riva. Percussione Massimo Riva. Ciao. Domani sera sono di guardia alla polveriera. Mi scoccio un poco a dir la verità, perché è domenica sera, ma non ci si può rilassare, i russi possono arrivare ogni ora. Arrivi. E se ci portano via le armi? Oh, soccia. Come facciamo la guerra, dimmi? Col bastone? Ma io non lo so. Io piango e basta. Domani c'è esercitazione di tiro col cannone. Spariamo colpi che possono arrivare fino in Giappone. Ti faccio la pinza da ghiaccio. Ma non si può provare. Non si può stare a sparare. Ah, re in giro. Non siamo mica gli americani, che loro possono sparare agli indiani. Fuck gli idioti! Non siamo mica gli americani, che loro possono sparare. Sono molto importante, è Sergio Silvestri, eccolo qua, che ha scritto tra l'altro la musica della Strega, pensato il mio ultimo album.
musica di sempre sua, il testo è mio. La strega è una ragazzina che va a ballare in discoteca. E è la più carina della discoteca, e lei lo sa che è la più carina della discoteca. E naturalmente le amiche un po' invidiose dicono che è una strega, se la chiamano strega, ma lei se ne frega, perché il giudizio degli altri non fa neanche una piega. Fa lavoro per gioco, le piace anche poco. Se conviene fa finta, ma in fondo la testa non la perde mai, eh. One, two, three, go!
dovete sapere che Gaetano Veduto e Gurrei, tra l'altro è il coordinatore degli arrangiamenti dell'album, a ogni album fa un'introduzione molto bella di pianoforte, mi piace molto il pianoforte, e poi quando arriviamo a Milano ce la tagliano tutte le volte, non nel disco. Questa qui è l'introduzione che siamo tagliati, che però la vogliamo fare invece qui dal vivo. Poi un giorno faremo un disco con tutte le introduzioni pensieri strani.